Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Dico qualcosa, innanzitutto comincio con chiedermi scusa se qualche giorno fa, quando ci siamo sentiti per un ultimo appello, ho trascurato di dargli gli auguri di buon compleanno, perché ci ha festeggiato il 1° settembre, giusto, 71 anni, è nato ad Ercolano, quindi non lontano da qui. È stato ordinato presbitero dal Cardinale Ussi nel 1976, è licenziato in licenza in teologia pastorale presso la Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale e poi il dottorato in teologia presso l'Università Pontificia Salesiana. È stato docente di teologia pastorale, ecco, per un buon numero di anni, dal 1978 al 2007 presso la stessa Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, poi docente nell'Istituto di Scienze Religiose. È stato parroco anche qui per un bel numero di anni, 1993-2007, a Portici. È vero, fino adesso non mi sbaglio, eccellenza. Quest'ultima data, sì, ah. È stato 93-2000. Ah, 2000, bene. Ecco, ha ricoperto altri vari incarichi, non ve li sto a menzionare, è stato direttore dell'ufficio catechistico diocesano, responsabile della formazione del seminario maggiore, incaricato della formazione permanente dei preti giovani, insomma, vicario pastorale per la Chiesa, per pastorale diocesana. È stato nominato dal Papa Benedetto XVI, vescovo ausiliare di Napoli il 4 ottobre 2007 e poi Papa Francesco nel 2013, quindi parliamo di 10 anni fa, è stato nominato vescovo di Acerra il 18 settembre. Nel 2021 è stato eletto presidente della Conferenza Episcopale Campana, dopo esserne stato segretario generale. Cosa dirvi di più? Ecco, sono dei titoli, sono delle mansioni che Sua Eccellenza ha occupato, siamo pronti davvero ad ascoltarlo con intenso piacere. Un motivo in più, permettetemi di dirlo, l'ho detto già nella circolare, è uno che ama Sant'Alfonso, quindi diciamo, è un punto a favore. Comunque lui conosce Sant'Alfonso. La sua prima lettera pastorale è stata ispirata da Sant'Alfonso, guarda caso il destino l'ha voluto come vescovo di Acerra, occupando oggi una parte del territorio che è stato della diocesi di Sant'Alfonso e poi ha inaugurato anche un bel museo all'Alfonsiano. Ad Arienzo, ecco, sono cose di cui lui in qualche modo si farà interprete. Permettetemi di dirvi anche una nota, non so se di colore, so che quando era parroco, se non mi sbaglio, a Ercolano, lo chiamavano Don Risveglio, è vero? Così dicono, perché era capace di risvegliare la fede nella gente, quindi ci auguriamo di servirci, vero o no che sia questo aneddoto, ci auguriamo di servirci di questo suo carisma, ecco, perché la nostra fede, perché il nostro servizio alla Chiesa sia davvero all'altezza delle tante sfide, ecco, di cui è anche inutile menzionare, però certamente ne siamo tutti a conoscenza. Grazie comunque della disponibilità, Eccellenza. Ringraziare voi, in particolare il Padre Provinciale, per l'invito che mi ha rivolto. Sono lieto di svolgere un servizio alla famiglia redentorista, perché fra tutte le cose che ha detto adesso il provinciale, l'unica cosa che mi fa piacere, non che rinneghi le altre cose, ma che del mio affetto e della mia vicinanza a Sant'Alfonso, per tanti motivi, già prima di andare ad Acerra, quando ero a Napoli,
mia diocesi di origine, per forza, come sappiamo, è detto il più napoletano dei santi e il più santo dei napoletani, quindi sei un particolare affetto. Spero che questo mio servizio vi possa essere utile, anche perché ritengo che il predicatore, diciamo così, degli esercizi è solo uno strumento, il mediatore, ma il rapporto diretto è tra ciascuno di voi con lo Spirito del Signore Gesù. Io sto in mezzo, faccio il mezzo, lo strumento, il mediatore, e vi auguro di farlo bene per permettere a voi di fare questa revisione di vita, questa verifica. Gli esercizi sono questi, è una verifica, una conversione di vita per riprendere, ecco, prendiamo risveglio, per riprendere quota, ecco, per ricominciare. Siamo anche all'inizio, chiamiamolo così, di un nuovo anno pastorale, quindi c'è bisogno di ripartire. Bene, e allora andiamo, partirei proprio dal titolo, dal tema degli esercizi che io ho accettato, il padre Fiore con la sua delicatezza mi ha mandato alcuni fogli del capitolo generale, soprattutto del consiglio che ha riflettuto un po' sul capitolo, ed è stato veramente molto delicato, perché ha detto questo è quello che abbiamo fatto, il capitolo ha fatto, poi vedete voi se ritenete opportuno, e io ho aderito un po', l'ho letto, approfondito, e perciò mi sono deciso alla fine che proprio il tema degli esercizi poteva essere quello della commissione, la sintesi che ha fatto la commissione missionari, della speranza sulle orme del Redentore, la nostra vita apostolica in un cambio di epoca. Sottolineiamo proprio queste ultime parole, in un cambio di epoca. E la sintesi della commissione di redazione dice molto bene, in poche righe, quello che sarà un po' la sostanza, il contenuto delle mie meditazioni. Dice così il testo: pertanto il testo ci mette in sintonia con il tempo in cui viviamo, ci aiuta a fare un'adeguata autovalutazione, a cercare nuove vie della nostra azione evangelizzatrice. È un testo che ci aiuta a non fermarci, attenzione, a non fermarci a una lettura pessimista o negativa della nostra realtà. Vorrei invitarvi fin dall'inizio a entrare in questa visione positiva, non pessimistica e negativa della nostra realtà attuale, ma piuttosto a suscitare speranza. Ecco un altro tema, la speranza. Non siamo indifferenti al mondo in cui viviamo, non lo potremmo essere. Siamo figli del Dio della storia, di un Dio che si è incarnato nella nostra storia. Non possiamo, non potremmo essere indifferenti al mondo in cui viviamo, e neppure lo guardiamo con ingenuità. Ecco, evitare i due estremi, guardare con ingenuità, nel senso di un ottimismo ingenuo al mondo in cui viviamo, ma nemmeno col pessimismo. Al contrario, cerchiamo di trasformarlo dall'interno, di toccare le sue ferite, comprese le nostre, e sanarle con il balsamo del Vangelo. Il nostro lavoro missionario, tra parentesi, le mie meditazioni e comunque l'invito alla spiritualità, è sempre in funzione della missione. Non è una spiritualità fine a se stessa. Noi, voi, non siamo monaci, no? Siamo missionari, siete missionari del Redentore. Quindi anche la riflessione spirituale è in funzione della missione, non è fine a se stessa. Il nostro lavoro missionario ci permette di toccare questa realtà così complessa, accostandosi ad essa senza speranza,
corriamo il rischio di scoraggiarci e di arrenderci anticipatamente. Ecco, allora se uno scopo vogliono avere le mie meditazioni è quello di invitarmi a non scoraggiarmi e non scoraggiarci, perché pure i vescovi si scoraggiano, evidentemente, ma a guardare con speranza a questo mondo. È il mondo che Dio ama. Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo figlio. Quale mondo? Questo qua, gloria. Non il mondo degli angeli, il mondo lontano, ma è il mondo che Dio ama. Ecco la finalità di queste meditazioni. Allora incominciamo già partendo in questa prima meditazione, ma il tema ci accompagnerà almeno per due o tre meditazioni, da quest'ultima parolina: in un cambio d'epoca, missionario della speranza sulle orme del Redentore, in un cambio d'epoca. Noi non stiamo vivendo in un'epoca di cambiamento, ma in un cambiamento d'epoca. Ormai questa frase di Papa Francesco è super nota, rischia di diventare, ahimè, uno slogan in se stessa, non vorrei che lo fosse in verità, però è certamente un'espressione che segna questo pontificato, almeno in questi ultimi tempi, in un cambio d'epoca. Cari amici, è più uno slogan, non è un semplice slogan. Il cambio d'epoca esiste realmente e non da oggi. Noi lo stiamo subendo, questa è la mia prima tesi di partenza. Noi subiamo il cambiamento d'epoca, ma non lo abbiamo ancora compreso. Ecco perché il primo sforzo da fare, dedicato 2 anni nella mia diocesi con orientamenti diocesani, non l'abbiamo compreso, ho detto almeno prendiamo coscienza di questo cambio d'epoca, cerchiamo almeno di capirlo per orientarlo, per starci dentro, non per condannarlo né per subirlo, ma per orientarlo. Prendiamo coscienza, e noi non ancora abbiamo preso coscienza. In verità l'espressione è di Papa Francesco, cambio d'epoca. Attenzione al gioco di parole, abbiamo sentito, Francesco dice noi viviamo non in un'epoca di cambiamenti, ma in un cambiamento, in un cambio d'epoca, cioè evocare il cambio, il tempo in cui abbiamo il cambio d'epoca. In verità la frase più o meno simile viene da lontano, prima che la coniasse Papa Francesco, già la Chiesa italiana, la CEI, la Conferenza Episcopale, negli anni 2000, non so se almeno in meno giorni ricorderanno gli orientamenti nazionali degli anni 2000, dal titolo comunicare il Vangelo in un mondo che cambia, e tutti i documenti di quel decennio erano tutti segnati da questo frase: in un mondo che cambia. Ecco, in un mondo che cambia non è proprio la stessa frase di Papa Francesco, ma siamo vicini. E in questo bel documento che segnava gli anni 2000, cioè comunicare il Vangelo in un mondo che cambia, i vescovi italiani, prima di entrare in argomento, dedicarono diversi numeri a cercare di capire questo mondo che cambia e in che senso, in che modo cambia. Al numero 34 dicono così: ci interroghiamo dunque sull'oggi di Dio. Fermiamoci un attimo su questo punto. Discernere, dicono i vescovi, l'oggi di Dio. Guardate, cari amici, tutta la vita pastorale nostra della Chiesa si gioca attorno a 2 paroline piccole piccole, a 2 avverbi, usiamo la grammatica italiana, che sono oggi e l'altro è qui. Tutto qui, oggi e qui. Questa è la grande fatica della missione, dell'azione pastorale: annunciare il Vangelo
oggi e qui, cioè le coordinate di tempo e di spazio, oggi e qui. Il documento dei Vescovi dice discernere l'oggi di Dio. Cosa vuol dire l'oggi di Dio? Cosa oggi Dio ci sta dicendo? Dio parla. Dio non ha parlato solo attraverso la rivelazione contenuta nella scrittura. Dio parla. Come la creazione. La creazione non è limitata ai 7 giorni. Quando finisce, è finita la creazione. Dio si riposò. La creazione continua ancora oggi. E così anche la rivelazione. Certo, la rivelazione, diciamo così, ufficiale è finita con l'ultimo apostolo. Dio ha detto tutto in Gesù. Questa bella espressione molto, veramente molto interessante di San Giovanni della Croce. Ricordate quel passo di San Giovanni della Croce? In Gesù Cristo, in Gesù, Dio ci ha detto tutto e ci ha dato tutto. Questo lo dovremmo dire alle tante rivelazioni che si susseguono nei nostri tempi, Dio in Gesù ci ha detto tutto, ci ha dato tutto. Non abbiamo bisogno più di niente se non dell'attualizzazione di quella rivelazione. Anzi, Giovanni Crisostomo aggiunge una frase che ci scandalizza quasi. Dice: Dio in Gesù ci ha detto tutto e ci ha dato tutto. In qualche modo dopo di lui è diventato muto, un Dio muto che in Gesù ci ha detto e ci ha dato tutto, tutto. Allora cosa significa discernere l'oggi di Dio? Capire oggi Dio come parla, pure oggi parla a noi. E in questi numeri i vescovi italiani cercavano di capire, dire quali sono i problemi posti alla missione dalla Chiesa, dal tempo in cui viviamo, e le opportunità. Cari amici, ogni tempo nella storia della Chiesa, anche questo tempo, offre chiusure e aperture al Vangelo, offre opportunità e problemi, tutti i tempi. E noi dobbiamo vagliare, studiare, capire, studiare. Se c'è una crisi oggi, io non ho dubbi, è una crisi di pensiero, il pensare. Pensare è faticoso, pensare costa fatica, per cui molti rinunciano a pensare, la rinuncia al pensiero, e preferiscono pensare come gli altri pensano, come altri ci dicono di pensare. È una crisi di pensiero, ma non è. Chiudo subito la parentesi. Ogni epoca ha aperture e chiusure al Vangelo. Non esiste una epoca di storia della Chiesa solo di chiusure al Vangelo, solo di aperture. Non esiste un'epoca di storia della Chiesa di soli santi o di soli diavoli, di sola luce o di sole tenebre. Sempre, sempre. Ogni epoca di storia della Chiesa offre opportunità e purtroppo presenta delle chiusure al Vangelo. Per favore, tutte e due insieme. Chi si fermasse solo sulle chiusure al Vangelo, ritenendo che il nostro tempo sia chiuso al Vangelo, non si capisce più niente. È la frase tipica popolare, che date così via, sbaglia. Ma sbaglia anche chi, vittima di un ottimismo ingenuo, vede soltanto aperture, nuove possibilità, tutto bello. No, ci sono aperture e chiusure, ci sono nuove opportunità, ma anche problemi posti alla missione della Chiesa dal tempo in cui viviamo. Ovviamente io mi fermo qui per questi numeri di comandi di mando, prendetelo in mano se l'avete ancora, questo bel documento, perché dal numero 36 in poi il documento tenta di esemplificare e di dire, beh, siamo nel 2000, sono passati 23 anni da allora, ma
molte cose sono ancora attuali, cioè cerca di capire quali sono oggi gli ostacoli al Vangelo, quali sono oggi le opportunità, le potenzialità che si aprono al Vangelo. Attenzione, e su queste opportunità noi dobbiamo fare leva, su queste aperture, perché pure il mondo, pure l'epoca in cui viviamo offre delle aperture al Vangelo, ed è su queste aperture che dobbiamo fare leva, perché in queste aperture dobbiamo mettere il Vangelo incarnato. Allora la scena aveva già previsto, ma prima ancora, andiamo ancora più indietro, sto parlando degli anni 2000, ma già prima il Concilio aveva parlato, vi ricordate, di quella piccola espressione, i segni dei tempi, che ci siamo scordati, eh? Il Concilio parla di segni dei tempi, cioè di Dio che parla attraverso degli orientamenti del tempo attuale. Papa Giovanni, il grande Papa Giovanni, indicava addirittura alcuni fenomeni, stiamo parlando degli anni 60, del suo tempo, lui esplicitava, faceva esercizio di discernimento, perché indicava alcuni fenomeni del suo tempo che lui individuava come veri e propri segni dei tempi, cioè degli appelli. Cosa c'è dietro tutto questo? Segni dei tempi, cambio d'epoca, discernere l'oggi di Dio. C'è una teologia della storia, una visione cristiana della storia che è basata sul fatto che noi non crediamo in un Dio lontano, puro spirito, che non si interessa delle cose del mondo. Noi crediamo in un Dio che si manifesta nelle dinamiche della storia, della natura. Dio parla, Dio ci parla. La storia, dicevano Seguin, Rahner, von Balthasar, i grandi teologi del Concilio, la storia è luogo teologico. Cosa vuol dire luogo teologico? È anche la storia. La storia degli uomini, nel bene e nel male, è un luogo dove Dio parla, Dio ci parla nella storia. Di questa visione della storia, che mi permette di osservare attenzione, noi non possiamo, in nome di questa teologia della storia, non possiamo condividere certe visioni del mondo e certe visioni spirituali che vengono da un mondo orientale, per esempio, che non ha nessuna concezione dell'incarnazione. Il nostro dogma fondamentale, la verità prima di ogni altra verità, è l'incarnazione. Dio si è incarnato, è entrato nel nostro mondo, si è fatto carne. Kai onoros sax egeneto. E il verbo, il logos, si è fatto sax, si è fatto carne. Primo Giovanni, Giovanni capitolo primo, versetto 14, il cuore di quel grande poema che è il prologo del quarto Vangelo, Kai logos sax egeneto. Il verbo era presso Dio, il verbo era Dio, eccetera eccetera. Poi il culmine, il top. E questo verbo, questo logos, si è fatto carne. Sarx, in greco sarx, è la carne, è la materia, non dice si è fatto anthropos in greco, anthropos è uomo, poteva dire si è fatto anthropos, uomo, no, no, il quarto autore del quarto Vangelo radicalizza il discorso, dice sarx, cioè materia, si è fatta carne, sappiamo. Che scrive il quarto Vangelo è in polemica con quella corrente molto forte dei primi tempi della Chiesa che era il docetismo, cioè di quella corrente di pensiero che in fondo diceva che Gesù, nato da Maria,
non è veramente uomo, ha preso le sembianze dell'uomo, si è rivestito dell'uomo, ma non è, Dio non può diventare veramente uomo. La concezione greca, per i greci Dio è Dio, è l'uomo, Dio non ama, Dio non può amare, l'amore è una passione, l'amore è eros in greco, è passione, e Dio può amare in questo senso? Non ama, è motore immobile, lo chiama Dante, vi ricordate, così via. E dunque Dio non si è incarnato in Gesù, si è rivestito. I testi più importanti del pensiero doceta, voi sapete, sono i Vangeli cosiddetti apocrifi, cioè quei testi antichi, molto belli tra l'altro, sarebbe interessante leggerli, che la Chiesa ufficiale non ha mai accettato, perché ha riconosciuto solo i quattro nostri Vangeli canonici, ma non ha mai accettato i Vangeli apocrifi, eppure erano contemporanei ai nostri Vangeli. E perché? Perché i Vangeli, da parte sfizioso leggerli pure, i Vangeli apocrifi sono espressione del docetismo, cioè di un Dio che si è rivestito ma non ha preso. Quindi Gesù non è uomo veramente, è solo Dio. Allora vedete in questi Vangeli apocrifi, sfiziosissimo, Gesù ragazzino che gioca con i compagni, e allora come la plastilina, no? Forma magari gli uccellini, poi soffia nell'uccellino fatto di creta, così ci soffia dentro e l'uccellino vola. Oppure arriva a un certo punto anche sorridiamo, quindi facciamo una battuta, un intermezzo così di sorriso. A un certo punto, poiché c'è qualche compagno di giochi che non gli è simpatico, eccetera, eccetera, lui di punto in bianco lo fa morire, è antipatico, è un compagno di giochi. I Vangeli apocrifi sono così, ma la Chiesa non li ha accettati. La fede della Chiesa, che ha costato lacrime e sangue, soprattutto nei primi secoli, ha detto sempre che Gesù è vero uomo e vero Dio. Et, tutte e due cose insieme, mai separare la vera umanità dalla vera divinità, quella vera umanità che tanto commuoveva Sant'Alfonso, tanto da ispirarlo soprattutto nella riflessione, soprattutto nei canti natalizi, il Natale. I grandi santi sono stati sempre presi dal Natale. Quest'anno 2023 i francescani, i frati del mondo francescano, celebra l'ottavo centenario di Greccio, dell'invenzione del presepe. Francesco, innamorato del Natale del Signore, come più tardi lo sarà Alfonso con i suoi canti relativi al Natale. L'incarnazione, noi lo chiamiamo Natale, va bene, ma il termine esatto dal punto di vista teologico e tecnico è l'incarnazione, che poi pure Natale, la parola Natale, io mi faccio in quattro da sempre a raccomandare quando viene la festa di Natale a non dire mai solo la parola Natale, bisogna dire il Natale del Signore o il Natale di Gesù, perché la tendenza oggi politicamente corretta è quella di non far riferimento a Gesù. Natale, nessuno Natale, né ma chi è che nasce? Né. La parola Natale in vocabolario significa nascere. E a me dice pure chi nasce, ma no, non si deve dire. La festa d'inverno, pensate alle scuole, anche da noi, è nominare Gesù. Allora io dico sempre, di per favore, non dite mai Buon Natale, bisogna dire Buon Natale del Signore, come del resto prevede la liturgia. Se voi vedete il calendario liturgico, non dice Natale, dice Natale del Signore, ecco, Natale di Gesù, ecco, per evitare appunto l'equivoco, diceva l'autore molto bene, di fare festa senza il festeggiato. Né chi è il festeggiato?
E ricordiamolo chi è il festeggiato, per non correre il rischio di fare festa senza il festeggiato. Dietro tutto questo, come annunciare il Vangelo in un mondo che cambia, essere missionari della speranza in un cambio d'epoca, dietro tutto questo, discernere l'oggi di Dio, c'è, ho detto, una teologia della storia. La fede cristiana è una fede storica, è una fede incarnata. Fede si coniuga con la storia. Scusate se ribadisco questo, perché nel 2023, inizio terzo millennio, noi abbiamo ancora a che fare con tanti cristiani che confondono la fede cristiana come una fede tipo New Age, una dimensione religiosa vaga, esoterica, spirituale, ma che ha niente a che fare con la storia. Volete un esempio? Il fatto cioè che da noi, nelle nostre comunità, si fa fatica a far passare che bisogna coniugare la fede con l'impegno. Fede e storia, fede e politica, fede e impegno. Tezé, la comunità bella di Tezé di tanti anni fa, esiste ancora di più, Ferroger, Schulz, coniugava lotta e contemplazione, ecco, fede e impegno storico. Senza la storia, la fede cristiana si vanifica, diventa evanescente, perde il suo fondamento. Ecco, sto dicendo questo perché a partire da questa fede incarnata, l'umanità di Gesù. Ma lo sapete che probabilmente è più difficile credere all'umanità di Gesù, alla vera umanità di Gesù, che non alla sua divinità? Io sono sicuro di questo. È più difficile credere alla vera umanità di Gesù, che cioè è nato, è stato 9 mesi nel grembo di Maria. Maria è stata incinta. Maria ha portato avanti la gravidanza. Probabilmente quel bambino assomiglia a lei, secondo le leggi della nascita. Non ha fatto la strutturale, l'amniocentesi, non è andata al ginecologo, eccetera, ma ha portato avanti per 9 mesi. Questo è un fatto reale. Guardate che io credo che ci sono molti pseudo-cristiani che fanno fatica ad accettare questo. I 30 anni a Nazareth, la lenta maturazione, l'educazione, 30 anni. Ma voi sareste stati 30 anni a Nazareth? Dovete salvare il mondo e perdete tempo a stare 30 anni a crescere, a essere educati. A Nazareth, e Gesù cresceva in età, sapienza e grazia, cresceva. Poi si tratta di capire il misterioso intreccio, abbiamo studiato nei libri della cristologia, il mistero, quella dell'unione ipostatica, allora penso che ancora oggi che lo si dica, e che gli studenti studiano la cristologia così e così via. Questo rimane un profondo mistero di come la natura umana e la natura divina si intreccino in Gesù. Ma la Chiesa ha sempre tenuto duro, specialmente nei primi secoli, quando si tentava di eliminare o sminuire una delle due nature, Ario, Nestorio. Ricordate la cristologia che abbiamo studiato? La Chiesa ha tenuto duro, è sempre stata fedele nell'affermare la vera umanità e la vera divinità di Cristo. L'espressione "in un cambio d'epoca" l'ha lanciata Papa Francesco, ricordiamo almeno soltanto, l'ha fatto spesso in diversi momenti, io vi cito solo alcuni righi di quella parte un po' più importante. "Quella che stiamo vivendo", sono le parole del Papa,
non è semplicemente un'epoca di cambiamenti, ma è un cambiamento di epoca. Fratelli e sorelle, non siamo nella cristianità, non più. Ma da quanto tempo lo stiamo dicendo? Mamma mia, l'ho insegnato per 30 anni in banca alla facoltà. Da quanto tempo stiamo dicendo che l'Italia non è più un paese di cristianità? L'Europa, la vecchia cara Europa. Adesso il Papa rilancia, rilancia. Ma la Chiesa italiana dentro gli anni 70 con il piano famoso evangelizzazioni e sacramenti, da quanto tempo abbiamo detto che anche l'Italia non è più un paese di cristianità? Qui il Papa ce lo ricorda ancora, noi non siamo più nella cristianità. Oggi, dice il Papa, noi non siamo più gli unici che producono cultura, né i primi né i più ascoltati, anzi, altro che ascoltati. Noi siamo in silenzio in Italia, siamo ascoltati, la Chiesa ne è ascoltata. Il cristianesimo è déjà vu, è già visto, già avvertito, è il vecchio e abbiamo pertanto bisogno di un cambiamento di mentalità pastorale, conversione. Dedicherò una meditazione a un personaggio biblico che considero attualissimo, nostro modello negativo e positivo, che è il profeta Giona. Giona ci rassomiglia tantissimo, meglio noi rassomigliamo a Giona. Vi farò vedere il libro di Giona. Giona rimane alla fine, il libro di Giona rimane un libro aperto. Giona viene mandato a Ninive, ma sappiamo tutte le traversie, poi le riprenderemo uno per uno in questa meditazione. Adesso voglio segnalare solo una cosa, che Giona non si converte, il libro di Giona rimane un libro aperto, si dispiace che Ninive si converta, non se l'aspettava, è un fuori programma, e lui rimane così deluso, la pianta di ricci e così via, e alla fine il libro di Giona rimane aperto, come molte cose, molte pagine della scrittura rimangono incompiute. Vi ricordate per caso la conclusione della parabola del padre misericordioso detta impropriamente del figlio il prodigo? La ricordate? Pure quella rimane una pagina aperta. Il padre esce due volte, per il figlio e per l'altro figlio, ma la parabola non dice se il figlio maggiore ascolta e rientra in casa, non lo dice, rimane aperta. Quante pagine della scrittura rimangono, non hanno conclusione, non hanno l'happy end, il lieto fine, ma rimangono aperte. Bene, Giona rimane così. Io sono solito dire che Dio non è riuscito a convertire Giona. Riuscirà a convertire noi vescovi e preti alla missione? Non riuscirà a convertire Giona. Giona rimane in questo modo e tutto rimane aperto. E soprattutto, appunto, credo che l'obiettivo nostro è quello di convertire Giona. E il titolo non è un inventatore, è titolo di un bel libro di Sergio Lanza di qualche anno fa. Aveva proprio questo titolo, Convertire Giona, dove Giona simboleggia noi, cioè i cristiani di antica cristianità che non accettano un Dio che si apre a Ninive e ai pagani. Ecco, quindi siamo andati bene. Allora veniamo ancora al Papa. Non siamo più in un regime di cristianità, perché la fede, specialmente in Europa, ma in gran parte occidentale, non costituisce più un presupposto ovvio del vivere comune. È più chiaro di così, si muore. Non è un presupposto ovvio. Una volta la fede si dava per scontato. Si dava per scontato che vivevamo in un contesto cristiano. Oggi chi lo dà per scontato è destinato, si rassegna al fallimento più totale, alla depressione, alla nevrosi,
perché non si sente utile, il mondo sta cambiando, e noi, ma qual è la nostra funzione? E noi che ci stiamo a fare? Siamo inutili, l'inutilità del nostro il lockdown è stato l'esempio massimo della nostra presunta inutilità. Erano utili i virologi, gli scienziati, gli operatori sanitari, i vari eccetera eccetera, e a noi chiese chiuse, vuote o semivuote, sembravano inutili, perciò ci siamo dati da fare per cercare quando è più possibile di essere utili. Noi siamo messi sui soffitti delle case e poi abbiamo fatto messe in streaming, abbiamo raggiunto tutto, e chi ha seguito, io non sono pratico, Davide è molto più pratico di me, ma in quegli anni, negli anni scorsi, sarebbe interessante riprendere tutto quel di tutto e di più di quello che abbiamo visto. Io ricordo i miei preti mi hanno fatto vedere più cose del genere che io non seguo, e allora un prete vestito, malato per la messa, che corre per la chiesa, insegue il pallone, eccetera, eccetera, e mi fermo qui, non mi fermo, perché vi voglio ancora far sorridere per non piangere, che io mi auguro che quello che sto per dire sia una fake news, ma è apparsa come lettere al direttore della rivista Vita Pastorale, in quei mesi, in cui un lettore denunciava di aver visto un prete il giovedì santo e il giovedì del 2000, chiese chiuse, la Pasqua chiusa, che il giovedì santo per la lavanda dei piedi aveva messo 12 sedie, e sulle sedie c'erano le 12 bambole a cui lavava i piedi. Io mi auguro che sia una falsa notizia, però è passo su Vita Pastorale, così via. Mi auguro di no, perché veramente ne abbiamo visto di tutto e di più. E dietro tutto questo c'è la sensazione, cioè che cosa c'era? La sensazione di sentirci inutili. Cioè, in fondo, noi quasi che, meno male che ci siete i missionari, quasi che sei un prete, non dice messa, sia chiaro, con tutto il rispetto dell'Eucaristia, che è fons et culmen di tutta l'evangelizzazione, ma quasi che sei un prete, non dice messa, non sa fare più niente, è un prete di messa, è solo di messa, senza quella è chiuso il discorso. Si chiaro, non vuole essere frainteso, con tutta la centralità e il rispetto dell'Eucaristia, ma c'è il rischio di più. Allora, la fede non costituisce più un presupposto ovvio del vivere comune, anzi spesso viene perfino negata, derisa, emarginata e ridicolizzata. Ricordate quell'apologo che Joseph Ratzinger mette all'inizio di quello stupendo, che ritengo il suo capolavoro, Introduzione al Cristianesimo, siamo negli anni 70, giovane teologo Ratzinger, Introduzione al Cristianesimo, mette all'inizio una storiella che lui mutua da Harvey Cox, La Città Secolare, e l'apologo, io adesso sintetizzo, ma sarebbe bello leggere, è drammatico, l'apologo del clown, c'è un circo dove stanno i clown, e a un certo punto il circo prende fuoco, si sta bruciando, e allora il direttore del circo manda un clown già vestito per lo spettacolo, quindi vestito da clown, dice va al villaggio, chiedi aiuto, fammi venire perché il circo sta bruciando. Il clown, vestito da clown, va al villaggio a chiedere aiuto, ma quelli del villaggio si mettono a ridere perché la prendono come una forma di pubblicità, di propaganda, e il clown dice no, guardate che veramente sta bruciando, venite eccetera eccetera, e quelli ridono ancora di più perché vedono che il clown fa bene il suo mestiere, è di clown, e quella piangere, e così il circo va in fiamme, si distrugge.
Ratzinger prende spunto da questo apologo del clown e dice: questa è la posizione del cristiano, dice, del teologo in verità al giorno d'oggi, cioè pandato di cose vecchie, il suo vestito da clown, che annuncia, vuole annunciare che è Dio, la sua vita e così via, ma gli uomini d'oggi, come gli abitanti del villaggio, la prendono come, diciamo, così rischiamo di essere considerati. Perciò qui dice il Papa: negata, derisa, emarginata e ridicolizzata. 10 anni fa il grande cardinale Carlo Maria Martini rilasciava un'intervista proprio poche settimane prima di morire, settembre 2012, in cui diceva queste testuali parole. Qualcuno non condivide, ma io le dico lo stesso. Sono parole del cardinale Martini, poco prima di morire. La Chiesa nell'Europa del benessere è stanca. Guardate, questa categoria della stanchezza, ahimè, è profondamente vera. Siamo una Chiesa stanca. Noi siamo stanchi. Stanchi. La stanchezza dei preti, la stanchezza delle nostre comunità. La Chiesa è stanca. E aggiunge: la Chiesa è rimasta indietro di 200 anni. Come mai non si scuote? Abbiamo paura? Paura invece di coraggio? È rimasta indietro di 200 anni. Ecco, allora torniamo a noi per la conclusione. L'espressione in un cambio d'epoca, annunciare il Vangelo, missionare della speranza in un cambio d'epoca, che è un'espressione, ho detto, rilanciata da Papa Francesco, ci dice due cose con cui concludo. Uno, cerchiamo di avere uno sguardo positivo sulla storia e sul mondo. Chiediamo di comprendere questo cambio di epoca e di comprenderlo, di prenderne coscienza. Guardate, pure se perdiamo 5 anni, io dico sempre: fermiamoci, fermiamoci. Siamo nel centenario di Pascal, c'è una frase di Pascal molto bella, dice: una cosa che l'uomo d'oggi non riesce a fare, gli è pesante, è stare seduto, fermo, nella sua stanza, sulla sua sedia, senza fare niente. Noi non riusciamo a fare niente, siamo mai talmente presi. Allora fermati, fermiamoci, rifletti, pensa. Ricordate la crisi di pensiero. Questo è tempo di riflessione, di ritornare a pensare, per capire questo cambio d'epoca, prenderne coscienza, in che cosa consiste e perché, quali sono i suoi aspetti, questo cambio d'epoca. Cerchiamo di comprendere questo cambio d'epoca con lucidità, senza paura, senza pregiudizi, senza stereotipi ideologici, senza sentimenti di nostalgia. L'indietrismo lo chiama Papa Francesco, con il suo neologismo latinoamericano, indietrismo, il granchio, penso, di marciare al ritroso, all'inverso. Gesù dice: non abbiate paura, non avete ancora fede, cari fratelli e sorelle. Questo cambio d'epoca noi lo avvertiamo terribilmente nelle sue conseguenze anche nella nostra, non è, ma questa è una lezione pastorale, però permettete che mi riferisca ad alcune conseguenze drammatiche che il cambio d'epoca ha sulla nostra azione pastorale. Vivete anche voi nelle parrocchie, siete missionari, certo, ma conoscete la realtà pastorale. Almeno in 3 punti il cambio d'epoca incide l'azione pastorale. Uno, sui sacramenti di iniziazione cristiana, che chiudono ma non iniziano alla fede, pensate alla Pesca, faccio un esempio. Secondo, alla disaffezione sempre più crescente all'Eucaristia domenicale, non vanno più a messa, io riprenderò un attimo una meditazione.
meditazione, che sia un bel libro, dal messo titolo proprio provocatorio, non vengono più a messa, un bel titolo, un bel libro, non vengono più a messa. Terzo, sulla disaffezione dei giovani, noi non abbiamo più giovani, e si è interrotto un punto importante. La fede si fonda sulla trasmissione di generazione in generazione della fede. La fede si trasmette da un io a tu, da genitori a figli, da adulti a giovani. Questa trasmissione della fede si è interrotta. Si è interrotta per tanti motivi che non sto qui a dire, ho detto non faccio una lezione, è chiaro. Però queste non sono cose che capitano così, per cui dopo ce la prendiamo. Ce la prendiamo con i genitori, non mandano i figli, ce la prendiamo con i genitori catechisti che non sono buoni, gli operatori pastorali così, e il mondo che non si capisce più niente, non si confessa più la gente. La lamentela siamo bravi a farla, ma il passaggio dalla lamentela alla riflessione non avviene. Perché non avviene? Non fermiamoci alla lamentela, è giusto pure lamentarci, ma passiamo alla riflessione, al perché, come, riflettere, e questo esige tempo. Prendiamoci 2 anni, 3 anni, fermiamoci, cerchiamo di capire il cambio d'epoca. Questo è un cambio d'epoca e ci saremo dentro, ma per molto tempo, sta dicendo i figli dei nostri figli, per noi non sposati, ma per intendere di là, pure le generazioni che verranno, ci saremo un po' di tempo in questo cambio d'epoca. Rassegniamoci, nel senso positivo del termine, rassegniamoci. Ci stiamo dentro, non è una parentesi. Durante il lockdown ci hanno fatto una testa così, con l'hashtag, andrà tutto bene. Ma non male che andrà proprio tutto bene, anche dal punto di vista del Covid. Alcuni sono morti, altri sono malati. E poi le ferite sociali, sanitarie del Covid. Questo ottimismo ingenuo, andrà tutto bene. E così pensare che anche il cambio d'epoca è una parentesi, andrà tutto bene. Tutto fuscio, si chiama qui. Non è così, non è una parentesi, non sarà una parentesi. Ci staremo dentro per molto tempo, è un passaggio epocale. Una notte è scesa su di noi, sentinella, quanto resta nella notte? L'oracolo di Isaia e anche la risposta poi della sentinella non è poi così chiara. Adesso viene il mattino e poi di nuovo viene la notte, venite, cercate, eccetera, eccetera. Ma la domanda rimane esistenzialmente suggestiva, forte, sentinella. Quanto resta della notte? Noi siamo nella notte, non sappiamo. Una notte nella quale ci ha condotto il Signore, il Dio della storia, ci sta conducendo il Signore per farci fare, scusate l'immagine, tra poco andiamo a mangiare, e farci fare una bella cura dimagrante. Farci perdere grassi e tutto il resto, e perdere tutto quello che è superfluo. Già lo stiamo perdendo come chiesa, come comunità, stiamo facendo una bella cura di macande per ridurci all'essenziale. L'aveva intravisto, ma non ve l'anticipo, perché ve la leggerò tutta quanta, ma solo alla fine, come ultima parola di questi esercizi, la stupenda detta, la piccola profezia di Joseph Ratzinger nel lontano 1969, aveva intravisto in maniera veramente profetica i nostri tempi. Quando gli chiesero alla radio bavarese un'intervista, lui come vedeva la Chiesa del futuro. E Ratzinger, il giovane teologo, la descrive, questa Chiesa del futuro, nella quale oggi noi ci stiamo dentro pienamente, ma non l'anticipo, chi la conoscesse la conserva e chi non la conosce vive col desiderio di apprenderla a Dio piacendo giovedì nell'ultima meditazione, quando io leggerò
questa piccola, chiamano una piccola profezia di Josef Ratzinger del 1969. Ecco, anzitutto prendere coscienza e prendere, ma mi fermo qui, avere quello che ci è chiesto, poi chiudere con queste parole del Papa, ci è chiesto una salutare inquietudine, una nona beatitudine di Matteo, inventiamola, beati gli inquieti, Papa dice così, vi invito ad avere una salutare inquietudine interiore, questa è una parola chiave, l'inquietudine, aggiunge interiore, beh sì, è chiaro, non l'inquietudine esteriore, sentirsi inquieto. Se un cristiano non sente questa inquietudine interiore, se non la vive, gli manca qualcosa. E questa inquietudine interiore ci invita a valutare cosa sia meglio fare, cosa si deve mantenere o cambiare. Che cosa possiamo fare? Ecco, l'inquietudine interiore è quello stato d'animo che ti porta poi a fare la domanda. Che dobbiamo fare? Come annunciare il Vangelo? Questo indica già che uno è insoddisfatto, che uno capisce che qualcosa cambia, che dobbiamo cambiare qualcosa. Se continuiamo a essere e a fare come abbiamo sempre fatto e come sempre siamo stati, questa è follia. Come possiamo pretendere di avere cose nuove, di cambiare, se continuiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto? Questa è pura follia. Questa, il Padre Eterno ci ha dato pure questa qui, ci ha dato la ragione, ci ha dato il modo, la facoltà razionale, e questa è razionale. Come possiamo avere risultati diversi se le premesse sono sempre le stesse? Se continuiamo a fare sempre, questa è follia, questa è pazzia, è roba da manicomio, è contro la ragione. Quello di credere, di dire niente deve cambiare, però vorremmo che le cose cambiassero. E che stai lì come i cinesi sul fiume ad aspettare i cadaveri del tuo nemico? Sul fiume? Che passino? È follia. E allora prendiamo coscienza. Questi esercizi vogliono essere, poi la seconda parte, non vi spaventate, poi lascerò il cambio d'epoca ed entrerò dentro nuovi contenuti, dire come disporsi a vivere, dove il Signore ci sta conducendo, quali sono queste cose nuove a cui ci sta portando e a cui noi predisporci. A me, chiudo con questo, a me ha fatto sempre positivamente impressione, io lo sottolineo spesso nelle omelie della messa di Sant'Alfonso il primo agosto, quello è il suo unico peccato, io lo dico sempre, Sant'Alfonso è grande ma deve soltanto un peccato, e la sua festa viene il primo agosto in pieno caldo, e io continuo a celebrarlo ostinato nonostante tutto il primo agosto, e meno male i miei preti mi ascoltano e vengono nonostante il caldo, ma nella chiesa dove celebriamo, che noi abbiamo tre o quattro parrocchie diocesi, chiese intitolate a Sant'Alfonso, a parte a Rienzo, eccetera eccetera, esigo che dopo la messa ci sia il gelataio con la granita di limone per diciamo a risollevarci un po' dalla calura di quel giorno. Qualche volta fate le due risate, abbiamo tentato con Don Alfonso, il mio segretario di Don Alfonso, con il generale, abbiamo tentato sul serio di andare a rispolverare tutte le date della vita di Sant'Alfonso, quando è stato ordinato, quando è stato dichiarato dottore della Chiesa, quando è stato beatificato, per spostare la data, per non festeggiare sempre il primo agosto, ma siamo andati a pescare qualche data, diciamo così, noi abbiamo visto il 27 settembre, la nascita, il battito, ma siamo ancora a fine settembre, non è cosa, allora guardate a marzo, così, forse marzo, ma stanno in guarissima, così, poi alla fine siamo ritornati al primo agosto con tutto il calore, il caldo, festeggiamo comunque sempre il primo agosto. Volevo dire soltanto, mi è stato chiesto,
in genere se si fa silenzio, io se non sono sempre per una via di mezzo, un silenzio soft, diciamo così, a tavola si può parlare, ma anche gli altri momenti della giornata, però senza cacciare, si dice in Napoli, senza alzare la voce, così, così, ma in una maniera così da permettere a chi vuole, giustamente, lo vogliamo tutti, penso, di un silenzio interiore, però non siamo certosini né trappisti, quindi diciamo vi faccio guidare da una certa humanitas, anche della